UED, Andrea impaurito in auto con Natalia, ecco dove stanno andando. Dopo la fine di Uomini e Donne, la love story tra Andrea Zeletta e Natalia Paragoni prosegue a gonfie vele. I due ragazzi, infatti, stanno trascorrendo serenamente la loro relazione e stanno imparando a conoscersi sempre meglio e sempre di più. Nel corso di una recente intervista con Uomini e Donne Magazine, i due piccioncini hanno annunciato quali sarebbero stati i prossimi step della loro storia. Ebbene, questa mattina, i due ragazzi sono in auto diretti verso una meta speciale, Andrea si è mostrato parecchio impaurito. Ecco dove sono diretti e cosa sta succedendo. Andrea Zeletta impaurito, ecco perché. Andrea e Natalia sembrano essere davvero molto felici insieme. Come è normale che sia all'inizio di una relazione, però, la coppia sta imparando a conoscersi e, pian piano, sta affrontando anche i piccoli passi importanti. La Paragoni ha conosciuto la famiglia di Zeletta sin da subito. Dopo questo evento, la coppia è partita per Riga per questioni lavorative dell'ex tronista. Dopo la piccola parentesi fuori Italia, i due piccioncini sono tornati a casa e stanno per affrontare dei passi davvero molto importanti. Andrea e Natalia, infatti, pochissime ore fa erano in auto e il ragazzo si è mostrato parecchio impaurito. Zeletta ha comunicato ai numerosi fan la loro destinazione. A quanto pare, Natalia sta portando il suo nuovo fidanzato a conoscere la sua famiglia. Si tratta di un momento davvero molto importante per la Paragoni. Quest'ultima, infatti, tiene davvero moltissimo al giudizio dei suoi parenti. Proprio per questo motivo non li aveva mai coinvolti nel corso del cammino a Uomini e Donne. Passi importanti per Andrea e Natalia. Ebbene, nel commentare l'avvenimento in auto, Andrea si è mostrato alquanto impaurito e Natalia non ha fatto altro che prenderlo in giro. La ragazza, infatti, gli ha detto che fa bene a preoccuparsi dal momento che adesso la sua famiglia gli farà pagare di aver baciato tutte le donne nel corso dell'esperienza a Uomini e Donne. Nell'apprendere tali parole, Zeletta si è preoccupato ancor di più. Le IG Stories in questione, presenti sul profilo di Natalia, si sono poi interrotte. Insomma, a quanto pare i due ragazzi stanno facendo davvero sul serio. Nel corso della precedente intervista a Uomini e Donne Magazine hanno spiegato che hanno in mente molte cose per il loro futuro. Naturalmente è ancora troppo presto per poter parlare di progetti importanti. Tuttavia, ci hanno tenuto a chiarire che la loro non sarà certamente una vita monotona. Hanno in mente numerosi viaggi ed esperienze da fare insieme. Dunque, non ci resta altro che attendere per scoprire come si evolveranno le cose tra loro.